Si comincia da Luca e Paolo. Investimenti nel settore dell'innovazione, a dentro, intelligenza artificiale, a dentro, legalizzazione della marijuana, a dentro, referendum europei, a dentro, servizio civile europeo, a dentro. Santino? No, grazie, la cassetta delle lettere piena. Già, la vita è come una cassetta delle lettere piena di Santini. Non sai mai quello che ti capita. Vero, ne ho conservato solo uno, il più importante. Oh, mamma mia, no! Immigrazioni da bloccare, la Turchia non deve entrare, porta Lega, scrivi, gioca, scrivi, gioca. L'Europa è da rivoluzionare. Adesso basta, Floris, non è possibile continuare così. Le elezioni si avvicinano, non c'è giorno che questi non si inventino qualche cagata mostruosa per farsi notare. Ma noi siamo preoccupati. Ma chi stiamo mandando in Europa? Un branco di comici falliti, una mandria di spiritosi da strapazzo. Ma perché vogliono far ridere? Io sicuro, mi domando. Questa settimana è stato un incubo, ogni giorno ci perdevamo tra filmati, canzonette, scenette, oltretutto con una povertà di idee. Ma l'hai visto il passo su immigrazione da bloccare? Alessandro, facci rivedere il passo, sì, su immigrazione da bloccare. Guarda questo passo, guarda questo passo, Italia, guarda questo passo, guarda questo passo. Guarda, scrivi, da bloccare, la Turchia non deve entrare. Capito? Basta, togli, togli. Immigrazione da bloccare. Guarda che, togli pure le selezioni per scegliere le ballerine dopo le estate dure. Ciocca non ha badato a spese. Che poi riesce a togliertela dalla testa. Questa. No. La cosa veramente paradossale è che in uno di questi giorni tremendi è uscito un altro video del sindaco di Bari, De Caro, e anche lui fa lo spiritoso. Vediamo. A mantenere le vive, le paese della montagna. Fregate, tutti sti imbignati. Strade e ferrovie. Però, adesso, non è neanche fatto male. No. E ma da, a fatie. Ma anche l'idea è giusta. Sì. E ma da, a fatie i giovani. Preciso. Anche i tempi. Sì, c'è i tempi. In Europa. Però sono figli, perché lui è bravo, c'è un'idea, è girato bene. Ma perché? Perché De Caro pensa che noi lo mandiamo in Europa perché sa scegliere un bravo regista? Cioè, nel seggio elettorale dovremmo scegliere tra quelli più scarsi e recitare quelli più bravi. E questa è stata davvero una settimana assurda, perché l'avvicinarsi delle elezioni, Floris ha tolto tutte le regole. Siamo arrivati a Marco Rizzo. Sì, leader del partito di Marco Rizzo. Sì, quello per cui vota Marco Rizzo. Lui, sì. Ecco, lui ci ha tenuto a pubblicare una foto che ci racconta come Marco Rizzo dentro. Questa foto qua. Ecco, sì, lui ha lui ha pubblicato questa foto della sua ugola, sì. Fa veramente, ci sono anche i denti, sì, la saliva, anche, la molto sexy, bisogna dire, perché in Puglia hanno messo il vaccino del papillomavirus obbligatorio. Rizzo, allora, Rizzo sa che se protesti contro un vaccino obbligatorio, quattro scappati di casa ci sono che ti vengono dietro, no? Trovi. E poi con una foto così bella, sai che successore. Ma noi ci siamo chiesti, ma quando l'ha fatta questa foto ululante Marco Rizzo? E ce l'ha detto lui stesso quando l'ha fatta, il giorno dopo ce l'ha detto, guarda. Colonscopia? Ok, ecco, vedi, ecco perché stavo ululando. Ora, perché un politico ci tenga a farci sapere che ha fatto la colonscopia, resta un mistero. Vabbè. Ma Rizzo, ci ripetiamo, nuota nello stesso mare di tutti, un mare che non è proprio... Di acqua salata. Cioè, è un po' diverso, è un mare di... Di colonscopia, direi, sì, ecco, e di preoccupazioni. Sono tutti preoccupati di non farcela, di perdere. E ce n'è uno... che noi adesso prendiamo sotto braccio, perché a lui noi ci teniamo, Floris. Allora, Floris, questa è una storia drammatica. Sì, lui sì. Si chiama Matteo Gazzini, sì. Ed è di Forza Italia. Eccolo qua, Matteo. Sì. E il suo, guarda, e il suo spot elettorale è qualcosa di travolgente. Sì, Matteo veramente... ha una grande verve, una grande forza comunicativa. Sì. Ci fa sapere che possiamo contare su di lui. Inizia così il suo spot, inizia così. Senti, nella mia vita mi è stato sempre detto che non ero bravo abbastanza, che non ce l'avrei fatta, che ciò che facevo non conveniva alla virtù. E che avrei fatto meglio, ecco, a lasciar perdere. Ciao. Chiaro, cioè, Matteo si presenta subito bene. Sì, a sì. Me non mi cacca nessuno. Sì, esatto. No, è un vincente, hai capito? Cioè, come possiamo non dare fiducia? Parte col piede giusto, ecco. Ma poi va proprio nello specifico delle elezioni. E ci dice che... A breve ci saranno le elezioni.
E prontamente sì. mi è stato detto che le mie possibilità di essere eletto sarebbero state poche. Che era inutile combattere e addirittura di lasciare stare. Di lasciar perdere, capito? Ma chi è che gli... Allora, pure questa. Capite che la situazione è drammatica. Para Stella. Ma lui ha una sì. domanda e ci dice qualcosa di innovativo. Sentite, Matteo, sentite. A questa gente dico che non sono loro sì. a decidere. Saranno i cittadini no. a decidere. Hai capito? Saranno gli elettori oh. con il loro libero voto Hai che decreteranno. Hai capito? Quindi tu dici... Di questa tornata ora... elettorale. Oh. C'è un bel ritmo comunque. Sì. Ma pensa alle elezioni decidono gli elettori. Ma chi l'avrebbe mai detto? Una cosa... Ora, Floris, tu pensa se dopo un video così questo qua lo trombano. Dai, davvero, mettiti una mano sul cuore. Ma non ce l'ha il cuore. No, dai, pensa a Matteo, che tutti gli hanno sempre dato del pirla. Lo dice lui, non dica noi. E anche detto. Stavolta lo hanno guardato. A Matteo! Ma do cazzo vai! E invece lui si chiama. E noi siamo con lui. Grande no. Matto. No, dai, davvero, dopo sta vita di merda se lo merita. Ma se i candidati minori si aggrappano ai video, chi usa le foto sono le teste di serie della politica. Noi abbiamo grandissime teste di serie in questo Parlamento, lo sappiamo. Teste di serie. Un'immagine che ha fatto molto discutere quella postata da Matteo Salvini. Questa, accanto a una bellissima famiglia, che diciamo non ha nulla di italiano, no. c'è un'immagine davvero forte. Sì, Gesù Cristo, dopo sei medie chiare, sì. prima di tirare un rutto. L'immagine è realizzata con l'intelligenza artificiale, anche se intelligenza in questo caso è un termine un po' eccessivo, diciamo. Sì, all'intelligenza artificiale devi dire che cosa fare, quindi sì. evidentemente il grafico della Lega ha proprio chiesto l'immagine di Gesù Cristo e Cinzio. Forse non è Gesù, è solo una donna con la barba, sì, la Ipser, c'è cioè una cosa che in natura esiste solo, non so... Nella testa di Vannacci, esatto, diciamo. Forse vuol dire che se non voto Lega e ho la barba rischio di essere messo incinto. Credo che sia questo il messaggio. Perché lo sappiamo, la paura è ormai l'unico grimaldello che usa Salvini per non perdere. Sì. Infatti ci regala un altro manifesto. Questo qua. Che è, guardate, una chicca, locuste contro maccheroni, Europa contro Italia, bello dritto. A parte che si scopre che mangiare le locuste fa diventare come la signorina, gli insetti diventano il cibo più venduto in Italia, anzi, se la signorina gradisce, io abito in campagna, ci sono dei bei grilloni grossi, sì. Facciamo una scorpacciata. E poi quello che gli sfugge è che quando si parla di insetti si intendono le farine, non le cavallette giganti da mangiare intere, ma vabbè. È come se per descrivere un foulard di seta metti la foto di una donna col collo pieno di bruchi, che poi, Floris, il primo pensiero è... Ma davvero Salvini crede che i suoi elettori siano così stupidi? La risposta è... No, crede che siano dei totali imbecilli. Sì. Ed è per questo che lunedì mattina alle 7 il leader della Lega ha postato questo. Sì. Questo è un durissimo attacco ai tappi di plastica delle bottiglie, quelli che rimangono attaccati. Che i tappi che rimangono attaccati alle bottiglie siano una rottura di coglioni, non ci piove. Ma servono a evitare che la gente li lasci in giro. In più Salvini dimentica due cose. La prima è che basta girarli sì. e bevi, ci arriva anche uno scimpanzé. La seconda è che quando li hanno approvati al governo c'era lui e poi loro dicono non abbiamo votato di no. Stracchete. Altra merda schiacciata. I politici riempiono i loro posti di due cose specifiche. Le stronzate e i cani e i gatti. Sì. Cioè qualche laureato in comunicazione gli ha spiegato che su internet vanno forte i gattini. Una cosa che tra l'altro però era vera 10 anni fa. Ha cominciato Lollobrigida che per una volta non si è fatto fotografare con una vacca ma con Pallocchio. Eccoli qua, guarda come si somigliano. Uno sembra Garfield e l'altro è il gatto di Lollobrigida. Sì, che bel pelo che ha Pallocchio. Chissà se ha fatto anche lui un rinforzino. Sì, lo stesso colore. Nella corsa a mostrarsi più teneri si unisce anche Letizia Moratti che è candidata. No, sì, è certo. Ma come? Ma non si candida mai a niente. È un colpo di testa. Cosa l'hai girato? Pochi giorni fa ha postato questa foto per annunciare che le era morto il gatto e c'era un nuovo arrivo in casa. Scrive, purtroppo antenna è volata in cielo. Moretti ha fatto il presidente della RAI, Moretti, presidente della RAI per anni e ha chiamato il gatto antenna. Cioè, pensa se faceva l'urologa. Purtroppo uretra è volata in cielo e per non lasciare sola la bimbina è arrivata a casa la piccola neve. Comunque, avete visto prima, ci abbiamo messo anche gli hashtag. Hashtag elezioni europee, hashtag Italia, hashtag Europa, hashtag Scrivi Moratti. Cioè, quindi... praticamente ha scritto vota per me, mi è morto il gatto. Più o meno. Ma la cosa meravigliosa è che tiene il gatto per la gola. Cioè, non è... Guardate, metti la strana, il gatto. Vedi, la faccia del gatto. Non è stato adottato, è stato rapito. Infatti è un'espressione terrorizzata. Sì, l'ultima volta che abbiamo visto un'espressione così spaventata accanto alla Moratti è stato quando Calenda ha visto gli exit poll delle regionali in Lombardia. Sì, anche lì. Ma torniamo a Lollobrigida, che non si è dedicato solo ai suoi gatti, ma anche alla sua grande passione. O meglio, alla seconda sua grande passione, cioè il ciclismo. Sì.
lo vediamo qui scattante al comando della Coppa Cobra. Lì. Domenica si è concluso il Giro d'Italia. Chi meglio del ministro della sovranità alimentare può premiare i vincitori? Così Lollo è salito sul podio e ha consegnato la maglia del miglior giovane ad Antonio Tiberi e ha scritto così: nella prima tappa del Giro d'Italia a Torino consegnai la maglia che promuove la candidatura della cucina italiana patrimonio UNESCO a un giovane ciclista francese. Giovane ciclista francese, Marco Mago. Dice il nome, già dato che non ha scritto un giovane ciclista che non ha l'idea. Vabbè. Ma alla fine del Giro, prosegue sempre lui, a Roma la vince l'italiano Antonio Tiberi, e lui il miglior giovane ciclista. Complimenti, non siamo secondi a nessuno. Ma lui l'aveva consegnata a quell'altro, praticamente Lollo Brigida si è detto da solo che porta sfiga. E se la porta anche a se stessa. Infatti, tra tutti i ciclisti che poteva premiare, povera stella, ha premiato Antonio Tiberi che... San Marino, ciclista, spara al gatto del ministro e lo uccide. No, oddio. È lo stesso. Per fortuna non è Pallocchio, ha premiato, cioè, l'unico ciclista della storia ad avere sparato a un gatto. Un gatto di un ministro, oltretutto. Ma... insomma, sono stati giorni concitati in cui tutti quelli che hanno aperto bocca hanno detto più o meno delle cazzate. Ma oggi qualcuno è andato oltre. Sì. Qualcuno oggi ha vinto il premio Cazzo Guardi. Sì, il premio Cazzo Guardi è un premio che viene assegnato al più tamarro dell'anno. E oggi è uscito un video... che è qualcosa di meraviglioso. Sì, Giorgia Meloni incontra il presidente De Luca dopo che quest'ultimo l'aveva definita una stronza. E succede questo. Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta? Benvenuto. Hai visto la camminata? Ah, vedi questo? Aspetta, fallo rivedere. Guardate come, adesso che ha detto quella stronza, guardate come cammina mentre arriva. Guarda. Moce parto. Moce parto. Molta la faccio vedere. Lanciatissima. Non ridete troppo perché Giorgia neanche per voi. Sì, sì, sentite qua, vai avanti. Cari telespettatori della 7, è da un po' che non ci si vede. Che però spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della sanitaria, del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. L'8 e il 9 giugno sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo, e quello del popolo da sempre è l'unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l'Italia. L'8 e il 9 giugno. Dice a te, ma come si fa? Ma dai, salotto radical chic a te, Floris. Uno che invita Diba e Santoro gli dà da lo chic. Non c'è più non c'è più religione. A proposito. E non c'è davvero più religione perché il protagonista del giorno, vabbè, ormai è lui. Sì, no? Nei seminari c'è troppa ferrociaggine. Un'infelice uscita. Niente, proprio di meno che del Papa, il Dalai Lama, li monaco i bambini e questo spara. Ma che poi la questione è seria. Perché noi avvertiamo il Papa, guardi... Francesco, che se i gay non possono più entrare ai seminari, rischiano di rimanere deserti. A dopo, Floris! Ciao! A dopo!